Ma sono sicuro che Pivolo sarebbe stato felicissimo di dare loro questo premio, perché divertono, perché raccontano un'Italia, tra virgolette, legale, e perché fanno ridere moltissimo. Quindi grazie, Figaro e Pivolo. Benvenuti. Buonasera, ci ha detto Picarro e Picone, perché entri prima tu? Lo so, buonasera a tutti, grazie. Grande sorpresa. Ah, oh. A nome di tutta la famiglia Pivolo, quindi Luciana, Fabiana, Valentina e Federico Moccia, vincono il premio Pivolo, Picarro e Picone. No. Grazie. Evviva l'intelligenza! Evviva! Quindi insomma le tante storture, questa cosa incredibile che ancora dopo 30 anni continuiamo a trovare incompiute, per esempio, no? E quello è, diciamo, è possibile, c'è tutto, no? C'è l'incompiuta, c'è il furto dei soldi che mancano, c'è tutto, e com'è che nessuno va a finire mai in galera, no? Eppure la gente li guarda, poi fa un sorriso e si gira dall'altra parte, no? E poi però magari protesta, però poi si rigira dall'altra parte. E quindi un po' volevamo raccontare questa Italia strana che grida al cambiamento e che però poi non rinuncia all'orticello, non rinuncia alla propria dose illegale quotidiana. Questo mio amico si stava lamentando di tutto ciò che era possibile lamentarsi in Italia, è perché i politici, è perché lo vedi, è perché non ci sono i vigili. Allora arrivato a un certo punto, quando non ce l'ho fatto più, gli ho detto: senti, eravamo in macchina e lui era senza cintura, o meglio la cintura non la passava davanti, la passava da dietro, e si lamentava come tutti noi, perché di qua, perché di là. Allora io ho detto: fratello mio, tu ti lamenti, ma c'è qualcosa che non va. Se questa cosa non la fai tu, di metterti la cintura, che è una piccola cosa, ma come poi, vabbè, no, è che la cintura dà fastidio, e vabbè, c'è caldo, sì, va bene, allora cerco di trovare un altro approccio. Io ho detto: sì, va bene, tu hai ragione, ma la cintura non è che te la devi mettere soltanto perché ti fanno la multa. Infatti il sindaco dice una cosa giusta, dice: non si tratta di legalità, ma di ragionevolezza. Cioè tu non ti devi mettere la cintura perché è una cosa che ti impongono, ma perché è giusto. Dice: no, vabbè, ma tanto sono in città. No, gli ho detto, perché in città è peggio, perché in città se tu sbatti davanti, gli spiego, siccome tutte le macchine oggi hanno l'airbag, tu rischi di morire, perché l'airbag, se vai avanti ed è una cosa seria, è talmente forte che può farti veramente male e ti può veramente spezzare il collo. Lui mi guarda e mi fa: Valentino, hai ragione, devo fare smontare l'airbag. Ve lo giuro che è una cosa successa ieri.